La storia d'Italia è una storia complessa, di cui io credo di essere stato un piccolo partecipante. Padova era diventata negli anni un laboratorio politico. Anche nei posti più avanzati in Europa e in America, l'ordine del giorno poteva essere la rivoluzione. Qui a Padova questo clima di violenza era impressionante. Vandelli era il compagno avvocato. Gira la voce anche in carcere, questo è un bravo avvocato, va bene, eccetera, e ti nominano. Grande spartiacque di questa situazione è stato il mio comportamento. Sbagliato. Si aggrava la posizione giudiziaria di Enrico Vandelli, ex difensore di Felice Maniero, l'avvocato direttamente coinvolto nel piano di evasione del boss dal carcere Due Palazzi. Difendevi il bandito più grande del Veneto, quindi voleva dire che avevi realizzato il massimo. Dopo le 5:29 di quel giorno là, cambia tutto. Secondo gli inquirenti, Vandelli era il consigliore della banda. Per conto del boss, rinchiuso in carcere, sarebbe stato lui a gestire i proventi illeciti dell'attività della mala. In quel momento sembrava che mio padre fosse il secondo in capo della mala. Cioè, Felice, mio papà. La storia di Ricky Vandelli è unica nel panorama della storia della giustizia italiana. C'è il suo ex avvocato e mi dice: stai attento perché è un uomo pericoloso. Lo sei voluto tutto, proprio tutto questo. Il ruolo mio era sempre meno quello di avvocato. Sembra proprio la trama di un film. Mi brucia tanto, perché non è mai finita.